Sul territorio milanese è sempre più facile incontrarli. Il servizio di consegna espressa nelle grandi città ha oggi come immagine di riferimento il corriere in bicicletta. Negli ultimi anni, le società che gestiscono questa tipologia di consegne hanno avuto una forte crescita, alimentata dal costante aumento di utenti del servizio, chi per prezzi contenuti, chi per una propria coscienza ecologica. Perché questo business sta aumentando? Facilità di impiego, orari flessibili, nessun datore di lavoro con il fiato sul collo? Le società storiche presenti a Milano non sono molte. Una di queste è Bici Couriers, che offre servizio di consegne in bicicletta 7 giorni su 7, con qualsiasi condizione meteo. Abbiamo intervistato Luca Lardera, socio fondatore di Bici Couriers Milano. Questa idea nasce da un insieme di fattori, quale la voglia di divertirsi, di fare qualcosa di diverso dallo stare in ufficio. Vengono utilizzate principalmente bici a scatto fisso o da ciclocross o corsa. E poi molto anche le cargo bike. Le cargo bike sono il corrispettivo del van e permettono di portare grossi volumi e grossi pesi, quindi ti danno la possibilità di portare pacchi, barelle con del cibo, polybox e soprattutto, a differenza del furgone che ti si piazza sulla ciclabile, sul marciapiede, sul passo carraio, la cargo bike comunque ha delle dimensioni ragionevoli, quindi anche lasciandola sul marciapiede diciamo che permette il passaggio delle persone e non dà fastidio a nessuno. La bicicletta è il mezzo più veloce per muoversi in città, perché la bicicletta è libertà, il poter fare quello che fa qualcun altro in un modo secondo noi sbagliato, in un modo più corretto e rispettoso per tutti quanti. C'è stato assolutamente un aumento per una maggiore attenzione nel traffico verso i ciclisti, che comunque sono sempre in pericolo tra piste ciclabili inutilizzabili e macchine che sfrecciano da ogni dove, ti sbucano da ogni dove, gente che apre le portiere. Quello spero che sia un futuro pro, che con questo aumento di ciclisti e quindi anche di persone che magari prima utilizzavano la macchina o che usano la macchina e iniziano a utilizzare la bici, vedano da un altro punto di vista quello che può essere il traffico e il vivere la strada in un altro modo.